In effetti, intorno al 260 d.C., le frontiere vengono travolte in più punti da orde di barbari. Ancora non si tratta di invasioni vere e proprie, ma di grandi incursioni. In altre parole, questi popoli non vengono a stabilirsi nell'impero, ma solo a cercare bottino. La società romana è sempre più decadente e ormai incapace di essere produttiva, ricca e aggressiva come ai tempi di Cesare o Traiano. E ne approfittano i barbari. In soli 20 anni, tra il 235 e il 253, si susseguono una dozzina di imperatori, un chiaro fattore di instabilità interna. Come la polmonite che assale un paziente indebolito, l'impero viene aggredito da più parti. Per 20 anni, e sono tanti, i barbari fecero delle incursioni nell'impero. Molte città avevano delle mura di difesa, soprattutto quelle del nord, che erano più vulnerabili a questi attacchi. Noi ora ci troviamo a Treviri, in Germania, che allora si chiamava Augusta Treverorum, e questo è senza dubbio uno dei monumenti più impressionanti che i romani ci abbiano lasciato in tutto il nord Europa. È la famosa Porta Nigra, una delle porte d'entrata della città. Si trovava proprio al centro delle mura difensive che correvano per 6,5 km. È alta 30 metri e le sue torri avevano 4 piani. Il colore scuro è dovuto alla patina del tempo, ma una volta non era così. Oggi tutto è molto cambiato, ma l'imponenza di questa porta d'entrata della città ci fa capire che attaccare Treviri non era una cosa facile, perché oltre alle mura c'era anche un sistema di fossati che proteggevano questo centro. E anche in tempi di pace c'era un controllo rigido attraverso questa porta d'entrata della città del flusso in arrivo e in uscita. In effetti questa non era semplicemente una grande arcata con delle porte alte 7 metri, ma era qualcosa di più complesso. All'interno si apriva una specie di cortile con i camminamenti di ronda che vi giravano attorno su più piani. È un monumento talmente grande che nel Medioevo il primo piano servì addirittura da chiesa. In quegli anni terribili, queste mura così imponenti e la sua guarnigione offrivano una certa protezione contro i germani barbari che agivano un po' come dei pirati, saccheggiando tutto quello che trovavano. Ma altrove non era così. Questi barbari, infatti, agivano in modo fulmineo, raggiungendo anche delle zone apparentemente tranquille. Non era solo l'aspetto insolito a terrorizzare barbari e romani, quanto soprattutto la loro ferocia nei combattimenti. Nel 451 gli Unni calarono in Gallia saccheggiando e uccidendo. L'orda di Attila raccoglieva popoli e tribù. Ostrogoti, Eruli, Marcomanni, Burgundi e gruppi di Franchi si riuniscono in una gigantesca orda in marcia contro le terre dell'impero romano. I due eserciti si fronteggiarono nella vasta pianura vicino a Troie, in Francia. Due mondi erano pronti allo scontro decisivo. Stiamo per assistere a una delle battaglie più feroci di tutta la storia. In effetti si stanno per affrontare i barbari più spietati dell'epoca. Da una parte le legioni romane, comandate da un generale famoso, valoroso, Ezio, si erano alleati con degli antichi nemici, i Visigoti. Davanti a loro invece c'erano gli Unni, assieme a una coalizione di tribù barbare come i Franchi, gli Ostrogoti, gli Alamanni, i Burgundi, eccetera. E ognuno combatteva in modo diverso, chi si era specializzato con l'arco e le frecce, chi con le spade, chi con le asce. Raramente si è vista una battaglia così violenta. Alla fine della giornata il campo era letteralmente coperto di cadaveri. La battaglia durò un giorno intero. Il sangue gonfiava le acque dei ruscelli. Sul terreno c'erano centinaia di cadaveri. Durante la notte si contarono i morti. All'alba, vedendo che gli Unni non tentavano più sortite, Romani e Visigoti considerarono la battaglia vinta. All'appello mancava però il re dei Visigoti, Teodorido.
alla fine fu ritrovato trafitto da una lancia di un parente ostrogoto. Popolazioni affini si erano battute fino all'ultimo sangue. Gli ostrogoti avevano combattuto contro i visigoti, franchi del Basso Reno contro franchi dell'Alto Reno, germani contro germani. Intanto, ai campi catalaunici, dopo 80 anni di terrore, crollava il mito dell'invincibilità degli Unni. Nel 455 d.C. muore l'ultimo imperatore d'Occidente degno di questo nome, Valentiniano III. Era stato un uomo di grande potere, aveva regnato per 30 anni e dopo di lui c'è stato il vero e proprio crollo. In appena 21 anni si sono succeduti ben 9 imperatori fantoccio. Erano stati messi sul trono dai generali barbari dell'esercito romano. Ormai erano loro che comandavano, anzi tutto l'esercito era praticamente costituito da mercenari germanici e volevano delle terre, perché l'Italia era l'unica area dell'impero dove non si erano costituiti dei regni barbari. Di fronte al continuo rifiuto di concedere loro terre, le truppe si ammutinarono. A guidarle era un ufficiale barbaro, Odoacre, pensate, un ex segretario di Attila. Ed è proprio lui a deporre l'ultimo imperatore, Romolo Augusto. Un ragazzo, chiamato perciò Augustolo, che non era neppure romano, ma il figlio di un barbaro, Oreste, che lo aveva messo sul trono, quindi diciamo che era un affare tra germani, viene mandato in esilio vicino a Napoli con una pensione di 1000 monete d'oro all'anno. Odoacre non elegge nessun altro imperatore, ritiene che non ce ne sia più bisogno.